Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, buona seconda domenica di Quaresima e se vedrai e noterai, la seconda domenica di Quaresima come la prima, la Chiesa la rende fissa, è sempre la domenica della trasfigurazione del Signore Gesù. Tu mi dici, trasfigurazione, cioè, ti direi questo. Signore, si mostra non solo vero uomo, come l'avevano sempre visto Pietro, Giacomo, Giovanni, ma si mostra anche vero Dio, cioè Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da vero... Attenzione, luce da luce. Infatti Pietro dice, noi vedemmo tra l'altro... Chiesa legge il Vangelo di Marco, non devi mai dimenticare che Marco fu discepolo di Pietro, quindi nel suo Vangelo c'è il racconto di Pietro, ciò che Pietro ricorda. Dice, vedemmo, bello, le sue vesti diventare splendenti, senti Marco, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra le renderebbe così bianche. In effetti, nessuna lavanderia, se tu porti vestiti da lavare te li rende lampadina, faro. No, un vestito può essere bianco, ma non splende di luce propria. Questo è molto interessante. Trasfigurazione, fratelli e sorelle, è questo. Trasfigurazione. Signore si fa vedere nel suo vero pieno volto, Dio da Dio, luce da luce, per diventare risposta. Ecco, questo non te lo dimenticare, fratelli e sorelle. La trasfigurazione, quando tu senti la parola trasfigurazione, è sempre una risposta a livello di Quaresima e di Triduo Pasquale, è una risposta alla croce, cioè quando mi vedrete appeso da maledetto su quella croce, sappiate che io sono Dio da Dio, luce da luce. Dirà nel Vangelo di Giovanni Gesù, bella, questa ricordatela, io offro la mia vita, nessuno me la toglie, la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Quindi, fratelli e sorelle, la trasfigurazione è risposta piena al Venerdì Santo, a dire il Venerdì Santo è un dono mio totale di amore, perché potevo anche no. Potevo anche scegliere, ma questa tienila come risposta quaresimale triduo pasquale, però ti direi questo, fratelli e sorelle, la trasfigurazione di Gesù è risposta per noi, questo è interessante, questo entra nel nostro cammino, per noi ha due dinamiche che richiedono, ricordatelo, sempre di essere trasfigurate. Tu mi chiederai, vai più nel concreto, trasfigurate, cioè portate in alto, non
non dimenticare mai, la trasfigurazione non avviene in pianura, leggi bene. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fa il paio, vedremo subito, con Abramo. Tienilo, prima lettura. Fratelli e sorelle, la trasfigurazione, è importante la geografia, avviene su un alto monte. Infatti, noi siamo chiamati da Dio per essere felici a trasfigurare, cioè a portare in alto due dinamiche, fratelli e sorelle, che sono di tutti, di sempre, sia giovani che chi è già negli anta, anche nei 90. Da una parte il dolore, che è da trasfigurare, fratelli e sorelle. Dio vuole questo per essere in pace. Il dolore, ricordatelo, è da trasfigurare, da portare in alto. Perché, fratelli e sorelle, tu lo sai, capita, dice, guarda, è un momento, no, sono tanto agitato, sono ansiosa, sono affannata, è un momento, no, è un momento così. Capita, fratelli e sorelle, è umano, Dio lo permette. Da trasfigurare, oppure, capita, sentito tante volte, Dio non me la doveva fare questa. Guarda, quando mi è capitata quella cosa là, io non sono più andata a messa. Prego me, Dio non me la doveva fare. Se vuoi a livello filosofico, di pensiero, ci sono, già sentite, lei anche già sentite queste frasi. Io non posso credere in un Dio buono vedendo il male che c'è nel mondo. Mi rifiuto di credere a un Dio buono vedendo i bimbi che muoiono. Mi rifiuto. Questo c'è nel fatto filosofico, nel pensiero umano, c'è. È umano, fratelli e sorelle. Direi, non è una colpa, ma, fratelli e sorelle, è da trasfigurare. Altrimenti l'anima dall'altra parte, fratelli e sorelle, attenzione, da trasfigurare è l'altra dinamica, apparentemente opposta al dolore, ai momenti no, cioè il successo, apparentemente opposta, in realtà il successo è da trasfigurare, altrimenti l'anima, tu mi dici, ma cos'è il successo? Essere un grande nella musica, nel calcio, perché io sono un uomo, una donna normale. No, attenzione ragazzi, anche può essere che qualcuno abbia successo nella musica, nello sport, va bene, declinano così il successo. Oh, guarda, sono pieno di lavoro, corro tutto il giorno, guarda, non ho più tempo, mi chiamano tutti, guarda, mi sono nati i nipotini, guarda, corro, è un momento, sì, sto bene, guarda, mia figlia mi chiede di guardare, guarda, sto bene, è un momento, sì, guarda, ho anche due soldi da parte, abbiamo comprato la casetta al mare, in montagna, guarda, è un momento, sì. Trasfigura, infatti, mi capita di sentire, guarda, corro, son piena di lavoro, prego meno. Son preso. L'anima perde la pace. Questa, la natura ci insegna sempre questo.
sia nella tempesta, sia nella confusione, la natura si ritira. I pesciolini sulla riva del mare, sia nella tempesta, ma sia quando c'è troppa confusione in spiaggia, si ritirano. Questo la natura ce lo insegna. Fratelli e sorelle, tienilo, è questo fondamentale. Trasfigurare tutto. Tu mi dirai, bene, è vero, sia il dolore che il successo. Dammi un verbo. Fratelli e sorelle, ti darei questo verbo che è fondamentale a livello biblico. Ecco perché la Chiesa legge Paolo, lettera ai Romani capitolo 8. Tienilo, perché ti aiuta anche a trasfigurare quelle cose che rischiano di diventare abitudine. Mi permetti, anche la Santa Messa. Mi dici, guarda, io vado sempre a Messa, però tante volte mi distraggo, perché mi chiedono di leggere, o sono nel coro, o i miei pensieri, mi distraggo. Il verbo è consegnare. Scrivilo. Questa è la linea tematica di questa settimana, se la vuoi. Consegnare, anche riflessivo, consegnarsi. Senti Paolo, sentilo, Fratelli, se Dio è per noi, tutto ciò che Dio fa è per noi, ma chi sarà contro di noi? Ma perché devi avere paura? Senti Paolo, di che cosa, figlia? Figlio, se Dio è per noi, e Paolo, qui è alto, sentilo, egli che non ha risparmiato il proprio figlio, l'ha tenuto per sé, attenzione, ma lo ha consegnato per tutti. Ecco, parola chiave, fratelli e sorelle, fermati, trovati un momento di tempo questa settimana. Lo ha consegnato. Tre piccoli esempi che ti aiutano anche a rinfrescare la tua Santa Messa. Prendete e mangiatene tutti. Senti, questa la sai. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio, consegnato, sentila, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versa, consegnato. Vangelo di Luca, ultima parola di Gesù sulla croce, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Fratelli e sorelle, vuoi trasfigurare i tuoi dolori, piccoli o grandi, i tuoi successi, piccoli o grandi? Consegnati, consegnati. Cioè, parlane con Dio, parlane. Dice, io prego tanto, dico tanti rosari, te l'ho già detto, benissimo, ma parla con parole tue con Dio. Non essere estranea a lui, parlagli come parli con tua sorella, con tuo fratello, tuo marito, tuo nipote, parlami. Dio dice, figlia, figlio, parlami, consegnami. E Dio dice, consegnati figlia, consegnati, sii più buona. E adesso capisci Abramo. Mi raccomando, questo te lo lascio, dice, mi lasci un piccolo brano per questa settimana, oppure anche, guarda, io nella mia quaresima, io leggo parecchio, però mi sono detto, voglio leggere un libro della Bibbia, ma è bravissima, bravo, bella scelta, ti aiuta a rinfrescarti, trasfigurarti, non a essere stagnante. Non essere solo, ma sì, io non uccido, non rubo, cerco di non far del danno e quando vado a confessarmi, ma cosa vuoi che dica? Sempre le stesse cose. Trasfigura, alto. Questo ti aiuta, ti lascio. Genesi 22, questo capitolo qui. Abramo Isacco, gli disse, Abramo, prendi il tuo figlio. Senti Dio come va profondo.
Il figlio unico che tu ami, che ti ho donato io in vecchiaia, è tutto per te. Offrilo in olocausto. Questo so che può scandalizzare, ma come? Ma Dio che chiede di uccidere il proprio figlio, attenzione, fate le sorelle, attenzione, attenzione, infatti non accadrà così. Fermati, Abramo, ma no, ma è ovvio che io non ti chiedo di uccidere, è che ti voglio solo far crescere per diventare padre nella fede. Luce per gli altri, perché so che il cuore dell'uomo tende a dimenticare il donatore per guardare i doni, tende a dimenticare chi ha regalato tutto per guardare i regali. Questo è bello, fratelli e sorelle. Ah, infatti, nella frase, concentrati sulla geografia. Offrilo in olocausto, attenzione, su di un alto monte. Alza Abramo e infatti quando gli ferma la mano dice, beh, questo è grave, meditalo, Abramo levò lo sguardo e vide un ariete impigliato per le corna, lui era da offrire, non suo figlio. Abramo, a me interessa che tu alzi. Fratelli e sorelle, il libro, così chiudiamo. Scegli questo, leggi il libro di Giona. Hai preso l'impegno di leggere un libro della Bibbia? Bravo, bravo. Prendi il libro di Giona, Primo Testamento, è breve. Dove incontrerai, ti dico questo, una città, Ninive, molto peccatrice, cattiva. Tutti gli abitanti erano molto cattivi, peccatori, sviati, ma quella città era di 3 giornate di cammino, Ninive, cioè il numero perfetto. Dici, ma come erano peccatori ed è il numero perfetto? Sì, perché davanti a Dio ciò che conta. Ma non è la perfezione, non sbagliare mai, ma è saper convertirsi, cambiare, change. È quello che Dio vuole dai suoi figli, non perfetti, ma in cambiamento, non seduti. Leggilo il libro di Giona, l'anima respira lì. Fratelli e sorelle, stiamo tranquilli, ma camminiamo. Camminiamo tra il dolore e il successo, camminiamo, camminiamo verso l'alto. E allora, buona trasfigurazione. Fratelli e sorelle, gli avvisi per la settimana, ovviamente venerdì, Santa Messa, Cappella Casa di Riposo, ore 16, a seguire Pio Esercizio della Via Crucis, sabato, ore 10:30, Cappella Casa di Riposo, l'equipe RP, cioè del restati in parrocchia estivo, si sta lavorando a preparare l'estate, ormai adesso andremo poi a stringere sui volontari chi darà disponibilità, così da costituire la squadra. E allora ci benedica Dio Onnipotente, ci aiuti a trasfigurare noi stessi, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica. Abramo, non partire, non andare, non lasciare la tua terra, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, tieni mica dove speri di arrivare. Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? Un popolo, la terra e la promessa, parola. Amen. Esci dalla tua terra.
se sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori e son partiti con Gesù. La folla che osannava se n'è andata, ma il silenzio è una domanda.